Roma-New York 84 punti. 39, però volevo dire Roma soprattutto. Oggi più Roma che New York. Beh, guardate, 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 non sono morto. La prima maratona, Luca, l'abbiamo fatta. Abbiamo compiuto il primo passo del nostro progetto e siamo tutti molto provati. Ecco la medaglia, eccola! Sì, hai goduto quando sei tantissimo. Per chi guardasse questo video e non sa che cosa stanno facendo questi due stronzi, questi due coglioni. Esatto, il sottoscritto circa 5 mesi fa, oltre a pesare un circa 16-18 kg in più, ecco la foto, eccola, ha corso dopo 5 mesi ed un viaggio incredibile che stiamo condividendo con tutti voi, la sua senza prima avere, maratona. Senza avere esperienze sportive pregresse, no, non è solo un ciccione, grazie. Diciamo, ma è neanche uno sportivo. Un tipo di spessore, dai, esatto. Se vogliamo. No, certo. E dopo soltanto 5 mesi, ieri la grandissima impresa, perché per me è stata tale, e devo ammettere che poi lo raccontiamo adesso nel video, però anticipo subito che hai, diciamo, sorpreso anche le mie aspettative, non per quanto riguarda, diciamo, chiaramente ci eravamo preparati, non è che siamo andati così al buio, però... Chi ci segue poi lo sa bene. Esatto. Però secondo me hai superato la vera crisi del 37esimo, che l'hai vissuta in pieno, e sei riuscito comunque ad arrivare. E questo secondo me ha un valore più grande rispetto a se la maratona per te fosse stata facile. Ossia, certo. Una maratona non è mai facile, è sempre un'impresa clamorosa, però viverla con la crisi vera, secondo me dà più valore a quello che ti rimarrà dentro per essere la tua prima. Beh, un'impresa che comunque, ok, non iniziamo a fare gli eroi e i grandi, però la maratona è un'impresa, una signora che va trattata con molto rispetto, come lo è, non a caso, sempre al femminile, la vita stessa. Non c'è niente, se vogliamo fare un parallelismo motivazionale, che non abbia il sapore di una conquista che è avvenuta attraverso... fatica, preparazione e anche sofferenza, cosa che nella giornata di ieri non è mancata. Beh, penso proprio di no. Non è mancata anche nel nostro percorso. Non è comunque un buon motivo per non iniziare, per non alzarsi dal divano e porvi il vostro obiettivo impossibile. Per me è stato la maratona, è stata anche la fortuna di avere il buon Luca che ha impostato una strategia negli allenamenti ma anche nella gara stessa che ha funzionato, perché alla fine sì, c'è stato il muro, c'è stata anche la crisi, ma siamo arrivati anche in un tempo che ci eravamo in qualche modo sognati e stabiliti. Sì, più o meno sì. Io, allora, intanto quello che dicevo, non è che l'ostacolo necessariamente glorifica di più il percorso, però in qualche modo, soprattutto per chi lo affronta, secondo me gli dà la misura di quello che sta facendo. A volte la vita... anche proprio perché non è equa nel suo distribuire, questo lo diciamo, no? Regala tanto e toglie anche tanto. Quindi siccome che fondamentalmente noi siamo dei fortunati che siamo qui a parlare per tantissimi motivi, proprio certo. Anche perché stiamo sani qui davanti allo schermo, che è la cosa principale, però in realtà siamo fortunati anche in altri ambiti, e questa fortuna, lo sport è duro, come la maratona, te la ridimensiona subito, ti fa capire che poi effettivamente le cose possono essere estremamente complicate. Se poi dopo ci mettiamo che ieri a Roma ha diluviato praticamente per il 60% della gara, c'era un vento fortissimo. La prima esperienza, dall'altro, un battesimo, esatto, proprio bagnato, esatto, alla grande. Un paio di aneddoti carini sono stati quando sono stato affiancato da due ragazzi molto bravi che stavano facendo da pacemaker personale a un altro Giorgio, diciamo così, che mi hanno dato una bella pacca sulla spalla al 32esimo chilometro, mi hanno incoraggiato e mi hanno detto: vai Giorgio, la gara inizia adesso. E poi cazzo, cioè, ti dicono così, cioè... No, io dico per me, la gara iniziata al primo di chilometro, va bene, comunque fantastico. Arrivo al 38esimo, vengo affiancato da un'altra persona che mi vede ovviamente mezzo scoppiato, e mi fa: Giorgio, ma non perché io sia un personaggio, perché ho un nome scritto dietro, certo. Mi fa: Giorgio,
tieni duro, la gara inizia adesso. Dico, senti, me la fate finire sta cazzo di gara? Quando inizia? Ogni tre metri iniziamo. Non è vero, quando sono arrivato, dico, beh, ma la gara finisce adesso. Esatto, perfetto. No, però, scusate se ho poca voce, perché in tutto ciò io ho preso 4 ore l'acqua. Anche se dai video che ho postato ieri non sembrava, però in realtà no, sono stato per seguirti sul percorso, è stata per me anche una cosa emozionante. Sì, ne vogliamo parlare? Sì. Anzi, no, non ne parliamo, perché poi la gente vuole anche vedere, cioè, questi due coglioni stanno qui che parlano, ecco qua. In condizioni veramente precarie, il buon Giorgio come minimo gli verrà una polmonite e io nel frattempo vitaccia quella d'allenatore, eccola qua. Bello calino, cappuccino, me la bevo su. Senti, adesso una domanda che non ti aspetti te la faccio io. Un amico da una vita, mai visto nascere, mai visto crescere, com'è stato da allenatore sentirti alla responsabilità di una persona, comunque a cui spero che tu tenga, altrimenti sei masochista, e poi anche a livello emotivo, vedere ecco, un amico al quale tu qualche anno fa non avresti mai dato una chance neanche all'ipotesi di questa cosa. Allora, la domanda è interessante. Intanto ho sempre vissuto, diciamo, questo genere di avvenimenti da atleta e quindi mai da tecnico, o quasi mai. Quindi ero molto concentrato. Questa è stata la verità, ero talmente concentrato che a fine di tutto, che era andato bene e che quindi ho visto che comunque, perché diciamolo, eri sono morto. No, ma non è quello, cioè tu eri provato, nel senso eri molto stanco e eri comunque, avevi delle difficoltà fisiche, però siccome ho assistito in tutta la mia vita ad arrivi di maratone, anche di professionisti, dove effettivamente ho visto anche proprio anche star male, il collasso, cioè te non stavi in quel modo. Oh. E quindi questo, diciamo, mi ha rincuorato che quindi in qualche modo ti avevo gestito bene, diciamo, tutta la questione. Però è stato emozionante, ma anche molto stressante, devo ammetterlo, perché comunque... Scusate, sì, è Roma New York 84.39. Credevo fosse più dura fare questa maratona. Effettivamente mi sento molto bene, molto easy. Non finisce qua la cosa. Stiamo facendo qualche giorno di scarico, ma il prossimo appuntamento, eccolo, è la mezza maratona a Padova, cioè la maratona di Padova del 23 aprile, dove noi corriamo la mezza. Cioè, l'uomo bionico così ravvicinato è. Comunque sarà dura anche quella di gara, però poi tutte le gare sono difficili, però diciamo la maratona è un'altra dimensione. Sì. Io ti avevo, diciamo, abbastanza formato, ma tu non mai creduto fino in fondo, ti raccontano. Cioè quando ti dicevo guarda che poi lì alla fine gli ultimi 3-4 chilometri sarà... È verissimo. Gli ultimi 4 chilometri, la cosa più brutta è stato vedere, mancavano 4 chilometri, girarti a Piazza Venezia, vedere il traguardo, lo vedevi, stava lì, e però a un certo punto gli hai dato le spalle perché dovevi correre gli ultimi 4 chilometri. Quella è una cosa psicologicamente ma veramente devastante. Però insomma, voi che vi porrete questo obiettivo sicuramente farete meglio di me. Siete fantastici, molto più belli di noi, per cui alzatevi dal divano e andiamo a correre.